Colpa d'Alfredo, l'iniziativa dell'associazione Io ci sono di Andria, oggi si sposta in un altro quartiere della città. Siamo stati in via Paganini, siamo stati nel quartiere San Valentino, siamo stati in via Malpighi, abbiamo raccolto testimonianze e soprattutto i disagi della gente. Oggi siamo nel cuore di un altro grosso quartiere storico della città, un quartiere fatto di gente che tra l'altro ricorda anche un po' gli antichi mestieri della città di Andria, per cui gente che lavora, che ha sempre lavorato e che in maniera naturale ha anche delle aspettative per il futuro che spesso purtroppo non sono quelle che tutti auspichiamo. Don Riccardo Agresti è il parroco della parrocchia Santa Maria Addolorata alle Croci, una figura, anche quella di Don Riccardo, che ringraziamo per essere con noi, storica di questo quartiere, perché in qualche modo, come altri preti di periferia, così mi piace definirli, rappresenta un po' il punto di riferimento, nel senso buono il leader. Don Riccardo, un quartiere popoloso, un quartiere, abbiamo detto, di gente che lavora, che ha sempre lavorato, un quartiere, uno dei tanti quartieri di Andria, con gli stessi problemi di altri quartieri, però forse con qualcosa in più, forse con delle risposte in più che si aspettavano e che non sono ancora arrivate. Sommariamente, cosa si avverte, qual è l'assenza forse che si avverte di più in questo quartiere? Diciamo che il luogo educativo che noi aspettavamo da anni si sta insediando, si sta realizzando, però la cosa più importante è quella della vivibilità all'interno di un quartiere, dove lo Stato, intendo dire la presenza delle istituzioni, non è a volte sinergica, non si affianca, cioè con la presenza fisica sopra i territori, per cui a volte c'è questa sensazione che ognuno va per conto proprio e non c'è quella che invece è la presenza di chi dovrebbe presiedere dando la formazione e dando soprattutto le indicazioni, ecco, per un progetto sempre più qualitativo. Diciamo che questo territorio nel corso di questi 17 anni ha fatto un progresso notevole, ma tutto impostato appunto sulla formazione. Oggi, se questo territorio risulta per tanti aspetti meno lacunoso, è proprio perché è costantemente fuori dal luogo dove storicamente si può considerare luogo chiesa, dove la sagrestia era il luogo, ecco, dove il parroco, i catechisti erano sempre presenti. Adesso invece siamo riversati in mezzo alla strada, per cui facciamo un po' noi, lo Stato è presente attraverso la nostra presenza. Don Riccardo, noi, a parte la conoscenza personale, abbiamo avuto anche modo di stare insieme in alcuni dibattiti. Le richieste della gente in genere, della gente di periferia in genere, sono uguali e sono anche tutte quante legittime. A volte la differenza tra un quartiere civile, o meglio da un quartiere evoluto, da un quartiere vivibile direi io, rispetto ad altri quartieri, si vede dalle piccole cose. Tu hai sempre denunciato una certa carenza o addirittura assenza di infrastrutture, che poi alla fine, ecco, sono anche il segnale dell'attenzione da parte anche di una pubblica amministrazione, perché è giusto che le opere pubbliche, ognuno faccia, svolga il suo ruolo, insomma, le opere pubbliche sono una competenza, come la sicurezza e altro, delle pubbliche istituzioni. Per cui da questo punto di vista, queste infrastrutture che mancano, secondo te è un segnale di trascuratezza, è un'assenza di attenzione o nasconde qualcos'altro? Secondo me è un qualche cosa di grave, la incapacità di saper progettare senza essere in pratica sollecitati in continuazione a portare quello che in realtà si deve insediare nella sua naturalezza. Un pastore è colui che guarda il bisogno, soprattutto i territori, e cerca di creare le priorità, ma non trascurando quella che è la giustizia distributiva. Questa è la carenza, cioè si proclamano durante il periodo elettorale dei progetti che sono inesistenti poi dopo nel corso dei 5 anni o dei 3 anni o quelli che sono. Gente che adesso, ecco, parliamo di attualità, si ripresenteranno le stesse facce ma che non hanno mai abitato il territorio. Sia io lancio, ecco, una provocazione, ma l'opposizione così come viene fatta non ha alcun significato, cioè farlo all'interno dei palazzi o dei luoghi
è molto importante, ma recepire quello che è nella gratuità un progetto da costituire nei territori, e questo non viene portato avanti, cioè si lascia così all'abbandono, allo spontaneismo, al coraggio di qualcuno che prende la palla al balzo e porta avanti un progetto. Questo secondo me non è politica. Bene, questo accenno rispetto al rapporto con le istituzioni credo che sia doveroso, al di là di qualsiasi forma di strumentalizzazione, perché non siamo assolutamente qui per quello, anzi, se siamo qui in questo momento è perché sia da parte mia, certo, che da parte tua non abbiamo altri abbiamo le opere, per cui abbiamo anche i fatti che parlano. I giovani, ecco, andiamo per temi in maniera veloce. I giovani sono il punto di riferimento perché inevitabilmente per noi rappresentano il futuro. Noi abbiamo lanciato una campagna come associazione Io Ci Sono contro l'abuso di alcol e droghe. Noi abbiamo coniato un motto molto semplice che dice questo ai genitori: guardate negli occhi i vostri figli, saprete se hanno bevuto, se hanno fumato, se. Guardiamo troppo poco negli occhi i nostri figli? Eh sì, ma già fare questo, ecco, avere questo stile nei confronti dei propri figli significa essere limpidi e puri, ecco, da parte dei genitori. La famiglia si è lasciata andare, per cui recuperare questo rapporto con la famiglia, con la parrocchia, con la scuola, con le istituzioni è fondamentale. Il problema dei giovani è un problema molto serio, sono riversate tutte sulle strade. E questa è la grande preoccupazione. La droga nella nostra città è il mercato di cui se ne avvantaggiano soprattutto quelle persone astute. Tornando ai giovani, e chiaramente non voglio generalizzare, però c'è una fascia di giovani che si sono appropriati quasi di questo territorio. Certo, questo meriterebbe un'analisi più approfondita, però sommariamente vediamo a volte che c'è un senso di permissivismo esagerato. Da parte delle famiglie, lo abbiamo detto prima, però consentimi, anche da parte delle istituzioni. Secondo me non c'è, oltre alla certezza della pena, non c'è la certezza dell'infrazione. A volte si lascia correre troppo. Sei d'accordo con questa osservazione? Sì. Bisognerebbe, cioè nelle piccole cose, già dai divieti, già dal casco, già dalle ordinanze che vengono fatte, cioè investire di più. E noi andriesi dovremmo essere orgogliosi di essere andriesi, ma dovremmo essere quasi tutti potatori gli uni degli altri, correttori gli uni degli altri senza essere suscettibili. E l'abnegazione all'interno di un territorio è una chiamata. Un ultimo messaggio, chiudiamo sempre le nostre brevissime interviste con un messaggio positivo. Qualcuno disse una volta: se un uomo sogna da solo, sta solo sognando. Se molti uomini sognano insieme, è la realtà che incomincia. Oratorio Sant'Annibale Maria di Francia. È il risultato, l'obiettivo di un uomo che ha sognato da solo, o è l'obiettivo di tante persone che hanno iniziato a sognare insieme e poi si sono accorti che la realtà stava cominciando? Certo, il sogno non nasce così all'improvviso, c'è sempre qualcuno che ti ispira e prende l'iniziativa perché uno possa sognare. E quindi noi da qui abbiamo iniziato, oggi abbiamo questo oratorio che da qui a pochi mesi lo inaugureremo. È di grande attualità il fatto che il Comune abbia solo anticipato una cospicua somma per arredare un auditorium, ma che in realtà è un progetto fatto dalla comunità in un nuovo modo di concepire il welfare all'interno proprio della realtà territoriale. Parrocchia, comune e poi le associazioni, però se non c'è la qualità all'interno del territorio, la città non si riverserà mai all'interno di questa realtà abbandonata. Però ahimè, gli uomini che stanno governando le nostre istituzioni hanno una povertà culturale di come si governa una città, proprio perché forse la passione non c'è. Certo, questa è una definizione generale, non voglio che sia specifico di qualcuno. Don Riccardo, abbiamo dato dei brevi messaggi, lasciamo alla riflessione di chi ci ascolterà, e ti assicuro che saranno in tanti, riflettere appunto su alcune cose che abbiamo detto. Grazie, molto grazie molto disponibile, voi, come al solito, in bocca al lupo per tutto grazie e tanti auguri. Grazie.